Benvenuti a Sapori di casa mia. Oggi in Umbria prepariamo le ciriole alla ternana, una pasta semplicissima che si va a preparare con della farina zero, acqua tiepida, prezzemolo per il sugo, una passata di pomodoro, olio extravergine di oliva, aglio e peperoncino. Dunque una pasta povera, semplice, che viene arricchita da questa salsa facilissima da preparare e poi magari una bella spolverata di parmigiano come se piovesse, ma prepariamo la pasta. Via a preparare le nostre ciriole, quindi un po' di farina le mettiamo in un piatto e poi aggiungiamo acqua, giusto quella che basta per la farina che abbiamo deciso di utilizzare per una persona, due. Vedete voi, non metto sale nell'impasto, anche perché poi sarà saporito il sugo. La nostra dose di acqua e farina è pronta, adesso la lavoriamo un pochino per farla diventare bella elastica. E l'impasto è bello e pronto, adesso facciamo una bella pallina che dovremo far riposare, oppure anche no, perché più riposa più diventa elastica, ma noi l'abbiamo già bella elastica, ecco qua. Togli i guanti in questo momento per poter sentire meglio la pasta poi tra le mani per preparare le nostre ciriole. Ed è il momento di preparare il sugo, il condimento per le nostre ciriole alla ternana. Quindi olio extravergine di oliva, le mettiamo in una wok dove si può far scaldare anche uno spicchio di aglio. Aggiungiamo del peperoncino piccante, uno intero ce lo vuole assolutamente per le nostre ciriole. Un pochino di prezzemolo e la nostra passata di pomodoro. Aggiustiamo di sale, lasciamo andare il sugo e adesso mettiamo sull'acqua per cuocere le nostre ciriole. Siamo pronti per andare a cuocere la nostra pasta, le ciriole. Le versiamo in acqua bollente salata. Una cottura per 5 minuti, 7, poi dopo vediamo, l'assaggiamo. La pasta preparata con acqua e farina. Il nostro sugo è pronto, le ciriole lessate, scolate, adesso le aggiungiamo qui nella padella di cottura dove abbiamo preparato il sugo, quindi meglio mettere anche un po' di acqua per continuare un po' la cottura delle ciriole. Un po' di parmigiano mettiamo perché amalgama così la nostra ciriola. Chissà se San Valentino le amava, visto e considerato che queste sono le ciriole proprio quelle ternane, quindi magari pensiamo anche agli innamorati, alla festa di San Valentino. Le nostre ciriole sono pronte. Andiamo ad impiattare le nostre ciriole ternane. Un po' di prezzemolo a crudo. Ancora una spolverata di parmigiano e le nostre ciriole ternane sono pronte. Sapori di casa mia.